Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, buongiorno anche alla vostra teacher, grazie per avermi invitata nella vostra scuola e mi presento, mi chiamo Irene Deiara, sono una barlady e faccio parte di Abi Professional, che è l'associazione italiana dei barman e sono qui quest'oggi per dedicarvi un piccolo contributo, ecco, volevo farvi un drink anche se poi ovviamente berrò io. Bene, a parte questo, allora io ho scelto per voi un drink vintage, ecco, anche perché avevo pochi ingredienti qua a casa, quindi potevo preparare ben poco, però è un drink molto, molto buono, è un pre-dinner, si chiama Rob Roy. Il Rob Roy è un drink che si rifà al Manhattan e legando il suo nome al famoso storico scozzese Robert Roy McGregor e allo scrittore poeta Walter Scott. Allora, noi facciamo oggi questa ricetta che comprende 6 decimi di Scotch whisky che abbiamo qua, che vedete. Io ho usato il Chivas che è buonissimo, è un blend giustissimo. Poi ci vanno 4 decimi di vermut e 2 gocce di angostura. Mi raccomando, ragazzi, ricordatevi che per fare questo drink occorre non un whisky di puro malto, ma un blended, d'accordo? Perfetto, allora partiamo subito con la nostra ricetta. Vedete che qui ho già messo il ghiaccio. Ho già ghiacciato il bicchiere e utilizzeremo un mixing glass che andremo a raffreddare. Raffreddiamo il tutto, mi raccomando, ricordatevi che bisogna sempre raffreddare le nostre attrezzature. Ok, adesso coliamo l'acqua in eccesso, siamo a posto. Insaporiamo il nostro ghiaccio nel mixing glass con 2 gocce di angostura che io metto sempre prima per insaporire un po' il ghiaccio. Andiamo a mettere il nostro whisky, 6 decimi di scotch. Scusate, io non uso il misurino perché sono abituata senza, ormai sono vecchia, scusate, quindi uso il polso, il gusto. E allora andiamo a mettere 6 decimi del nostro whisky e poi metteremo il vermut e ne andremo a mettere 4 decimi. Voilà, 1, 2, 3, 4, perfetto. Allora giriamo il tutto, ragazzi. Scusate. Essendo a casa e non avendo il bar, purtroppo mi sono adeguata a quelli che sono gli spazi, a quello che... Ma mi fa piacere comunque essere qua con voi. Perfetto. Adesso togliamo il ghiaccio dalla nostra coppetta, che non si toglie perché è un ghiaccio che ho fatto io, quindi è un po'... Ecco, perfetto. E andiamo a versare il nostro drink nella nostra coppetta. Vi faccio vedere meglio, ecco qua. Perfetto, direi che la dose è perfetta. Allora, la decorazione per questo drink è una ciliegina al marasca che io ovviamente non ho, purtroppo mi dispiace. Io faccio un brindisi a tutti voi, spero di incontrarvi presto, di invitarvi ad una delle nostre manifestazioni, ad uno dei nostri eventi, a vedere anche le nostre competizioni di cocktail che sono molto belle e interessanti. Volevo dirvi solo un'ultima cosa. Molto importante. Voi siete in un momento adesso di studio, voi dovete studiare, dovete imparare tutte le ricette possibili e immaginabili, dovete studiare la merceologia perché è molto importante, è la base del nostro lavoro. Ma ricordatevi che l'ingrediente principale del nostro lavoro è la passione. Se voi questo lavoro lo fate con passione, avete vinto. Ciao ragazzi, vi saluto, vi abbraccio, ci vediamo presto. Ciao!